Grazie, buongiorno a tutti. Vedo, caro Giancarlo, che l'Europa comincia a avere effetti anche nei nostri rapporti interni, perché i 3 minuti sono oggettivamente pochi. Io mi scuso Ma c'è la innanzitutto. necessaria flessibilità, come direbbe Va bene. qualcuno. Mi scuso innanzitutto con i militanti della sezione provinciale di Lecco. Noi avevamo preparato una documentazione, l'abbiamo inviato alla nostra segreteria nazionale. Abbiamo fatto l'assemblea che ci è stata chiesta, abbiamo anche affrontato i temi che erano stati anticipati, i temi di questo congresso, e quindi dovrò andare per titoli perché non c'è la possibilità di fare altrimenti. Però riferimento lo voglio fare anche a quello che è stato detto prima. Io sono sempre stato un ammiratore convinto del cosiddetto militante ignoto. Anzi, rivendico, caro Giancarlo, la titolarità di questa affermazione. Naturalmente mi riferisco ai militanti fedeli a tutti i costi, quelli che non sono in Lega per averla scambiata come una specie di ufficio di collocamento, ai quali basterebbe poco per poter essere rimotivati, però vedo che questo non succede ancora. E io, visto che l'ho qui davanti, dico subito a Salvini, a Matteo, che ha fatto benissimo sull'esterno al nostro movimento, chi non riconosce l'opera anche di interesse che è stata tirata sulla Lega da parte di Matteo, evidentemente non è corretto. Gli chiedo però di guardare molto di più, naturalmente se ha tempo per farlo, o di farlo fare a qualcuno all'interno del movimento, perché penso che all'interno del movimento ci sia la possibilità di recuperare militanti che vorrebbero ancora dare il loro contributo alla Lega, ma che non sono tenuti nella dovuta considerazione. Dicevo che andrò per titoli, quindi per quanto riguarda i temi che erano stati presentati sulle riforme istituzionali, dico subito che condivido pienamente, naturalmente, la fine del bicameralismo perfetto, però lo dico con forza che siamo completamente in dissenso nei confronti del Senato dei nominati. Noi vogliamo un Senato che sia eletto da parte dei cittadini. Quindi tutte le azioni che vanno nell'altra direzione non possono trovare d'accordo, penso, i militanti della Lega. Occorre avviare anche un'iniziativa ancora più forte per quanto riguarda l'istituzione di un referendum, e qui, essendo lombardo, guardo anche la mia regione, un referendum per istituzione della Lombardia come regione a statuto speciale, o meglio ancora sarebbe, come ha fatto anche il Veneto, un referendum per la sua indipendenza. È vero che molte cose, anche un paio che avrò ancora 30 secondi per dire, potrebbero sembrare un po' al di là di quelle che sono le attuali possibilità, ma noi non siamo nati come movimento per rispettare quello che abbiamo trovato a livello nazionale e a livello europeo. Quindi chi si nasconde dietro l'impossibilità attuale di fare le riforme o di indirizzare a livello nazionale o a livello europeo quello che vorremmo, praticamente non ha capito perché è nata la Lega. La Lega è nata per combattere quello che abbiamo trovato prima. Sull'immigrazione, una cosa che andrebbe fatta, e penso che non ci voglia molto, questo non ci sono norme che lo impediscono, è di individuare e pubblicare il business che è collegato agli immigrati presenti in Italia, la cosiddetta politica dell'accoglienza. Ci sono miliardi che vengono utilizzati, cooperative, non cooperative, cellini e quant'altro. Noi dobbiamo dare ai cittadini italiani la conoscenza esatta di chi trae vantaggi dalla politica cosiddetta dell'accoglienza. Sull'economia e lavoro, che è un po' il tema di oggi, una drastica riduzione delle tasse locali, l'immediata risoluzione, vado proprio per titoli, del problema degli esodati, ce ne sono ancora 130.000 che non possono aspettare gli effetti del referendum. Sono 130.000 persone che sono in strada. E poi, e questo è un tema che ho sempre affrontato anche in altri, diciamo, livelli all'interno del movimento, quello della burocrazia. Noi, al di là dei pronunciamenti di principio sulla lotta alla burocrazia, sulla semplificazione, siamo ancora in una situazione dove la burocrazia demotiva le poche imprese che vogliono ancora fare il loro mestiere. Questo succede anche negli organismi che sono di competenza regionale, ARPA, ASL, parchi e quant'altro. Quanto mi manca? Sono già fuori? Ok.
Sei abbondantemente fuori. Allora dico una cosa sola, 30 secondi, è una considerazione finale, poi lascerò il documento alla Presidenza. E questo riguarda il Movimento. Io ho sempre pensato che la Lega, l'ho già detto all'esordio, non fosse un ufficio di collocamento. Quindi noi siamo nati per combattere i politici di professione. Quindi all'interno del Movimento i cosiddetti yes men, o se preferite yes boy woman, devono essere ridotti al minimo. Bisogna ripristinare un criterio di meritocrazia. Grazie, mi scuso se ho sforato, lascerò il documento, Padania libera, indipendente e sovrana, e grazie Umberto, perché senza di te non saremmo qua.